Salve popolo di YouTube, bentornati. Un altro scontro fra packaging. Questa volta facciamo la storia dei Sonic. Abbiamo il primo Sonic per Sega Mega Drive, in più abbiamo Sonic Adventure, il primo per Sega Dreamcast, e poi la scatola di Sonic Generation per Xbox 360. Questi sono praticamente tre giochi di Sonic rappresentativi delle tre generazioni, di tre generazioni, diciamo, al 16 bit, 32 o 128, insomma, come possiamo intuire, e quella attuale, quella delle console attuali. Però guardiamo un po' le differenze che ci sono. Allora, noi sappiamo bene che Sonic Generation vuole essere un po' una ricapitolazione, no, dei vecchi giochi di Sonic, e quindi un po' come se Sonic Generation mettesse assieme sia il Sonic 16-bit e sia il Sonic Adventure, tutti in uno stesso gioco. Quindi per adesso questo lo lasciamo stare, concentriamoci un attimo sul gioco Mega Drive. Allora, questo artwork, la confezione, vabbè, sapete, la conoscete bene, penso, è la classica confezione dei giochi Mega Drive. Dentro c'è la fantastica cartuccia, se volete dopo guardiamo anche lo sticker della cartuccia, ma è praticamente uguale alla copertina. Quindi guardiamo la copertina. Allora, classica copertina Genesis, comunque Mega Drive, allora col logo qua su in alto, e questa che c'è nelle prime perché nei primi giochi Mega Drive c'era questa, il titolo inserito in questa sorta di frame, no? Che viene e mangia un po' l'artwork della copertina. E poi abbiamo l'artwork, che è molto carino, insomma, questo è il Sonic classico vecchio, la classica posizione di Sonic, proprio più classico di così si muore. In più abbiamo praticamente Sonic è solo in questo spazio un po' così metafisico, un po' vuoto, con questa sua ombra, e qui non so se si vedono, dovrebbero vedersi, ci sono i disegni un po' come se fossero dei disegni a mano del nemico, Dottor Eggman o Robotnik, e alcuni amici di Sonic, che sono quelli che poi andremo a salvare distruggendo i Badniks, o comunque i robot che ci sono nel gioco. Beh, devo dire, allora, è una copertina molto semplice, molto classica, non dice molto del gioco in realtà. All'epoca Sega voleva lanciare Sonic appunto come mascotte della Sega, e quindi incentra tutto proprio sul personaggio. Quindi vedete che c'è il personaggio che è al centro praticamente della nostra attenzione, e questo nulla dietro con qualche accenno. C'è un accenno molto 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 lieve di scenario. In realtà sono praticamente delle righe, anzi no, non c'è uno scenario, sono proprio delle righe senza proprio astratte, senza senso, un po' come andava negli anni 90. E infatti questa, diciamo, che è una copertina molto anni 90. E poi niente, questi personaggi solo accennati, proprio quasi, quasi invisibili, quindi c'è proprio un concentrarsi sul Sonic e basta. È una copertina secondo me molto bella, almeno l'artwork secondo me è molto, molto caratteristico, molto classico. In realtà non ci dice molto del gioco, ma insomma ci fa conoscere questo personaggio per la prima volta. Lato non c'è nulla da dire, il dietro, anche qui non c'è molto da dire, è un dietro semplicemente molto classico per i giochi, per le confezioni Mega Drive, insomma, tutte le confezioni Mega Drive hanno questo sfondo, questo retro standard con i quattro screenshot e le varie descrizioni, no? Del gioco in varie lingue, molto vaneggianti e molto sgrammaticato, come ben sappiamo. Una bella copertina molto classica, in realtà nulla di trascendentale, nulla di speciale. Mettiamolo un attimo da parte e passiamo al gioco Dreamcast, a Sonic Adventure. Il primo Sonic Adventure, come vedete, questo era il primo gioco di Sonic veramente in 3D, arrivava dopo tantissimo tempo, dopo la generazione del 32 bit, cioè dopo il Saturn, che non aveva visto un gioco di Sonic, almeno non un gioco di Sonic stile platform, e arrivava appunto 10 anni dopo praticamente il debutto di Sonic, arrivava Sonic Adventure, un gioco un pochino diverso, che alternava i livelli di azione e di velocità di Sonic con alcuni livelli di stampo Adventure. Questo gioco ovviamente esce su Dreamcast, e nella sua versione europea ovviamente ha la scatola dei giochi PAL Dreamcast.
che è un po' una crociona delizia. Cioè, a me non, non dispiace, a me queste confezioni non dispiacciono, almeno a vedersi. Sono, sembrano molto ben solide, e danno una bella sensazione, no, di gioco, no, di possedere un qualcosa di caratteristico, un po' come le scatole delle cartucce, insomma. Invece di avere il, non so, un CD case normalissimo per contenere un gioco, hai questo bel CD case, bello spesso, no, con questo blu, con questo colore, col drink ha scritto qui abbastanza deciso. In realtà queste confezioni hanno sempre uno dei grandissimi difetti, tipo sono molto fragili. Come vedete, questa è una cosa che succede praticamente a quasi tutte le confezioni, quasi tutte le scatole dei giochi Dreamcast europea. Succede sempre, io ho quasi tutte le mie confezioni dei miei giochi Dreamcast sono ridotte così. Infatti bisogna starci molto attenti. Qui addirittura i dentini, no, del vano porta CD si sono distrutti. Anche questa è una cosa che succede abbastanza spesso. Per fortuna queste confezioni sono omologate per due CD, per tenere due CD, e quella dietro qui è ancora intatta, quindi posso usare quella dietro. Qui c'è il manuale, comunque anche carino il fatto che il manuale entri dentro, così cioè siano così grosse, cioè le confezioni sono così grosse che riescono a ospitare un manuale anche abbastanza spesso. Il problema però, come vi ho detto, sono confezioni che sembrano molto resistenti, in realtà sono fragilissime. Ma a parte questo, che è una considerazione in generale sulle confezioni dei giochi Dreamcast PAL, guardiamo l'artwork di questo gioco, la copertina. Direi che è veramente molto brutta, questa non mi è mai piaciuta. Innanzitutto abbiamo il logo di Sonic, che sembra così, pam, fatto così con questo font, anzi con questo colore, insomma una sorta di skin, un render, insomma non so bene come definirlo, di un cielo, cioè sembra una scritta ritagliata da un cielo e attaccata su della terra e poi pam, appiccicata qua, un po' così a modello Photoshop, modello sticker, modello adesivo, ciam, così su questo sfondo completamente anonimo, completamente, cioè molto confusionario, insomma non si capisce bene cosa dovrebbe rappresentare, un cielo, un qualcosa. E poi c'è Sonic che qui in questa forma stranissima, quasi deforme, cioè, sembra rimpercorrere un cerchio. Vedete, aveva una forma circolare, ma non sta facendo uno spin attacco, niente, è in una posa strana con queste dita messe così e praticamente con le scarpe, i piedi che si piegano addirittura per fare la curva, insomma una cosa che è veramente obrobiosa, che secondo me non ha veramente alcun senso, insomma io non riesco a capire il senso di questa copertina. Posso capire questa perché ovviamente mette al centro un personaggio nuovo. Qui invece ci fanno vedere un nuovo restyling, insomma un nuovo stile del personaggio, però completamente deformato, anche perché nel gioco non avrà questo aspetto qui, come ben sappiamo. Dietro nulla di che, di speciale, abbiamo tre screenshot messi così, le varie descrizioni. Qui un piccolissimo artwork disegnato di Sonic nel nuovo design e è sempre sto logo appiccicato lì. Io questa confezione la boccerei quasi in pieno perché veramente non ha nulla, non ha personalità, non ha nulla di particolare. Ora passiamo a Sonic Generation. Questa invece è una bellissima cover, a me piace tantissimo. Allora io qui ho la versione Xbox 360, come sapete l'ultima console Sega, proprietaria di Sega, è stato il Dreamcast, quindi adesso i giochi Sega sono solo multipiattaforma. Comunque in ogni caso mi sembra che la confezione PS3 sia più o meno uguale, insomma cambia la forma perché i giochi PS3 hanno una forma diversa, ma l'artwork e comunque la copertina è sempre quella. Comunque vediamo, allora logo di Sonic Generation, molto bello, classico, mette assieme sia un po' come tutto il gioco, come tutto in questa confezione, tutto in questo gioco riesce a mettere assieme un po' lo stile vecchio con quello nuovo. Quindi Sonic Generation scritto così, un po' questo stile in oro con dietro queste decorazioni, no, di queste stelle un po' vintage, insomma un po' anni 60, no, queste stelle che vengono sparate con la scia. E poi abbiamo i due Sonic che dominano la scena, il Sonic nuovo, il Sonic classico, più piccolo, con notate sicuramente gli occhi, come sono diversi, qui abbiamo l'occhio con l'iride, qui invece il classico vecchio occhio nero, la pupilla nera senza altre
mistificazioni. Sono tutti e due lì che corrono, si guardano, ammiccano e niente, si corrono verso di noi, è normale, insomma, è molto caratteristica come cosa. E poi notare lo sfondo che crea una buona continuità, secondo me, con il gioco, perché se voi avete giocato il gioco, se voi avete presente, esiste una sorta di livello HUD, che c'è una sorta di livello che dal quale poi si accendono a tutti gli singoli livelli e tutte le varie sfide, che è fatto proprio così, cioè è uno schermo bianco, insomma è un livello completamente bianco, quasi vuoto, che viene colorato mano a mano che completiamo i livelli, ed è fatto proprio così, insomma, questa sorta di di mix di vecchi livelli Sonic. Quindi abbiamo Green Hill, qui invece abbiamo montagne tipiche di Green Hill, in realtà è molto più simile, cioè praticamente sembra una riproposizione di Green Hill su questo sfondo bianco. Qui abbiamo questa cosa che non capisco molto bene però cosa voglia dire, questa sorta di strappo, come se fosse, come se avessimo strappato una carta da parati e avessimo trovato dietro questo sfondo. E dietro, abbastanza bello questo sfondo, questo di dietro, perché abbiamo i due screenshot, uno classico in 2D, cioè con un 2D, insomma con il gameplay in 2D, e l'altro nuovo con il gameplay in 3D, perché sapete che in questo gioco tutti i livelli vengono giocati in due modi, sia in livello 2D classico che in livello 3D, in modo 3D nuovo. Tre screenshot qui sotto più piccoli che fanno vedere un boss, un altro momento di gameplay e un altro scrolling così 2D, le varie informazioni, così che in questi giochi Xbox sono pieni di queste informazioni, loghi qua dietro che assalgono un po' la vista. Font, lo stesso font del titolo qua ci dà il motto, no? Comunque la frase di lancio, Two Sonic, Two Ways to Play, scusate la pronuncia, due Sonic, due modi di giocare diversi, che è molto calzante ovviamente. E qui non so se si vede bene, ma c'è il qua su in angolo, c'è il logo dei 20 anni di Sonic. Infatti qui da il primo Sonic sono passati ben 20 anni. Facciamo un piccolo raffronto con, ad esempio, come hanno ripreso il vecchio design di Sonic. Vedete il Sonic vecchio in Sonic Generation e il Sonic originale, insomma, direi che è molto molto fedele. In definitiva un buon lavoro, secondo me, anche con questa cover. Il gioco di sé è bellissimo, almeno a me piace tantissimo, io lo consiglio a tutti i fan di Sonic perché è un bel ritorno al passato, ma magari ne parleremo in un altro video. E con questo confronto direi che sicuramente il vincitore di questo confronto sicuramente è questo, anche se è sicuramente Sonic Generation, perché Sonic the Hedgehog originale sì, è un, come ho ripetuto fino allo sfinimento, è molto classico, molto bello, però ha questa sorta di velo di anonimità che lo rende un pochettino, come posso dire, misterioso. Cioè, ovviamente oggi come oggi sappiamo chi è Sonic, però se contate all'epoca, se provate a pensare a un bambino, un ragazzino che arriva in un negozio di giocattoli o quello che è e piglia dallo scaffale questa scatola e guarda, vede Sonic, vede, insomma, vede questo personaggio, non capisce bene, cioè non fa un po' fatica a capire che cosa, di cosa si tratta il gioco. Qui ha comunque dei screenshot che glielo fanno vedere, ovviamente capisce con platform, però non rende proprio l'idea della velocità o comunque dell'azione, della dinamicità di Sonic. Questo è ovviamente più celebrativa, gioca un pochettino più facile perché arriva dopo 20 anni, però insomma è una copertina che secondo me è fatta molto bene, con un buon crisma, cioè fatta con un certo crisma. Bocciata completamente, ripeto, la versione di Sonic Adventure, che veramente è molto anonima e molto, come posso dire, verrebbe da dire in inglese lazy, cioè molto pigra, insomma una realizzazione molto pigra, comunque un po' tirata via. Vabbè, questo era il confronto tra i vecchi Sonic, ci vediamo per altri video, grazie.